Con votazione indetta dalla Presidente per alzata di mano, avente il seguente risultato, voti favorevoli unanimi resi da numero 12 consiglieri presenti e votanti, conferisce per le ragioni di seguito esposte e richiamate in presenza la cittadinanza onoraria al sacerdote Dante Rossi. Terzio di Carlo, Castel di Sangro, rispetto a quei tempi è cresciuta in modo esponenziale sia a livello culturale che a livello economico, però rivedere queste immagini effettivamente traccia un solco di nostalgia. Lì effettivamente con poco ci si divertiva tantissimo e si vivevano delle giornate stupende. È vero, oggi a distanza di 70 anni da quando ho conosciuto Don Dante è tutto diverso. Diverso il paese, è diversa la gente, è diverso quello che viviamo. Con Don Dante siamo cresciuti in spirito, in cultura, in fratellanza, perché questo era il suo motto, la fratellanza. Chiunque incontrava diceva frate e salutava con gioia chiunque lo incontrava sulla strada. E così fraternizzava con tutti, è stato il suo modo di approcciarsi con il popolo e il popolo lo ha riconosciuto come pastore, subito. Ha subito capito che la sua voce era rassicurante e ha convinto molti a incontrare non lui, ma Gesù, perché lui lo testimoniava e diceva sempre la cosa più importante è Gesù Cristo, tutto il resto serve molto poco. E buongiorno a Don Alfonso, che è stato parroco di Castel di Sangro per 27 anni. Don Alfonso, con Don Dante Rossi in Castel di Sangro avete vissuto dei momenti indimenticabili per tantissimi anni. Qual è l'episodio che più ricordi con maggiore emozione? Forse, adesso starei a raccontare una vita di 7 anni insieme, non si raccontano facilmente. Dico che il momento più emozionante è stato proprio la prima volta che in chiesa, dinanzi alla chiesa piena praticamente, celebravamo una penitenziale e per la prima volta io mi sono inginocchiato dinanzi alla gente a confessarmi a Don Dante e subito dopo io mi sono seduto sulla sedia e Don Dante si è inginocchiato dinanzi a me e si è confessato a me, dinanzi alla gente. Capite molto bene che di 20 anni più giovane di Don Dante, per la prima volta è successo questo fatto che avevamo concordato perché era bene che la gente sapesse che noi ci confessavamo, era importante però sentirmi una persona che stimavo tanto, a cui volevo tanto bene, ma che stimavo molto superiore a me, che si inginocchia dinanzi a me, giovanissimo, e io gli ho detto io ti assolvo dai tuoi peccati, capisci molto bene che è stato veramente un momento molto molto importante. Poi ne abbiamo vissuti tanti, anche perché la sera prima di andarci a dormire facevamo l'esame di coscienza a voce alta l'uno con l'altro e quindi era molto importante questo nostro non solamente crescere a livello umano col rapporto con gli altri eccetera, ma crescere anche a livello spirituale. È stato per me molto formativo, insomma. Sindaco Angelo Caruso, con questa attestazione solenne Castel di Sangro ha voluto ricordare il suo parroco soprattutto per le tante opere che ha contribuito a far crescere anche la nostra comunità. Sì, è stata una giornata ricca di emozioni che si è ovviamente caratterizzata intorno alla benemerenza, quindi alla cittadinanza onoraria riconosciuta a Don Dante Rossi e ai suoi familiari ovviamente. Le immagini che hanno poi caratterizzato anche la parte iniziale dell'evento hanno ricordato un po' le tante imprese di Don Dante, come lo abbiamo in qualche modo definito l'intermediatore sociale, l'intercettore di tutti i fabbisogni di una comunità in un periodo triste, in un periodo del dopoguerra, un periodo in cui egli ha colmato tante lacune e ha soddisfatto tante esigenze e ha costituito la comunità castellana.